20 febbraio 1857. Nasce a Cremona Leonida Bissolati, uno dei maggiori esponenti del socialismo italiano. Subito dopo la laurea in giurisprudenza, inizia a fare politica, appoggiando le lotte dei contadini per una migliore condizione di vita e di lavoro. Nel 1896 diventa direttore de L'Avanti, organo ufficiale del Partito Socialista Italiano, e l'anno dopo diventa deputato in Parlamento. La sua mancata opposizione alla guerra in Libia provoca la rottura con il Partito Socialista, che lo espelle. Bissolati fonda perciò nel 1912, insieme a Bonomi e Cabrini, il piccolo Partito Socialista Riformista Italiano e 4 anni più tardi entra nel governo Boselli come ministro dell'assistenza. Si ritira dalla scena politica alla fine della Prima Guerra Mondiale, muore a Roma nel 1920.